Torniamo quindi alla domanda con cui siamo partiti. Adesso io ho questo circuito e diciamo, ho a disposizione un amperometro. Ci sono delle posizioni in questo circuito diciamo, migliori rispetto ad altre in cui posizionare l'amperometro con l'obiettivo, beh, a questo punto possiamo dire di stimare lo stato perché abbiamo studiato una tecnica che poi non utilizzeremo, però il Gramiano comunque è un modo con cui possiamo farlo. Per cui ci sono delle posizioni migliori rispetto ad altre. Dove potrei mettere questo amperometro? Beh, io ho diciamo, tre rami qui, per cui lo potrei mettere qui dove c'è la I, lo potrei mettere, misurare I con 1 o I con 2. E l'obiettivo è quello che vi ho appena detto, cioè quello che vorrei in questo momento, poniamoci la domanda un po' più matematica e meno ingegneristica, cioè metto l'amperometro, può succedere qualcosa che io non vedo nell'amperometro? Ci può essere un'evoluzione libera di qualche parte di questo circuito che io, diciamo, non vedo, nel senso il mio amperometro segna 0 e continua a segnare 0, ma ci sono delle correnti che sono diverse da 0? Ovviamente potrei rispondere con diciamo, le conoscenze della elettrotecnica, però a questo punto rispondiamo alla domanda con quello che abbiamo visto adesso. E quindi che facciamo? Prima di tutto, qui ho scritto metto l'amperometro inizio in I con 2, no? Quindi Y uguale I con 2 significa ho messo un amperometro in I con 2, questo significa. E come stato ho scelto le due correnti I con 1 e I con 2. E allora che succede? Prendo il modello che abbiamo sviluppato nella lezione introduttiva, calcolo la matrice dinamica. Vabbè, c'è anche la B, però in realtà la B potevo anche non riportarla perché non entra in gioco nel ragionamento. La matrice C, come vi ho detto, spesso le matrici C sono date da 0 e 1, nel senso che significa misuro o non misuro quello stato. Spesso questo è il significato della C. Va bene? Quindi non è raro che la C sia una matrice in cui gli elementi sono o 0 o 1. E calcolo la matrice osservabilità. C, vabbè, C copio C è 0, 1. Poi C per A, se vado a fare questo prodotto, mi rendo conto che sto andando a pescare la seconda riga di A, quindi meno alfa meno 2 alfa. Quant'è il rango di questa matrice? Alfa è un numero positivo, si vede a occhio, il rango è 2. Questo significa che non esiste un'evoluzione libera dello stato cui corrisponda un'uscita identicamente nulla. Quindi, in altre parole, qualsiasi evoluzione libera nello stato mi darà dei movimenti del mio amperometro. Ok? La vedo. E quindi quello poteva essere un buon punto in cui mettere l'amperometro. Però, se io metto l'amperometro qui vicino alla resistenza, vediamo se cambia qualcosa. Alla fine, sempre l'hardware rimane sempre lo stesso. L'uscita a questo punto cos'è? Beh, poiché io ho scritto lo stato in I con 1 e I con 2, l'uscita adesso è I con 1 più I con 2, ok? Perché è la somma delle due correnti. Quindi la mia C è 1,1, ok? Perché moltiplicata per I con 1 e con 2 mi dà proprio questa Y qua. Ok, calcolo la matrice di osservabilità e mi viene che ha rango 1. Cos'è che non sto vedendo? Qual è secondo voi un'evoluzione libera che non vedo? Adesso cerchiamo di ragionare con l'elettrotecnica. Questo è il circuito. Ho messo l'amperometro qua. Che cos'è che non vedo? Ci può essere qualcosa che un'evoluzione libera nelle correnti che non mi altera l'amperometro qui. Allora, la corrente iniziale dell'induttore è un po' impreciso, ce n'ho due.
Vediamo se possiamo capirlo con la forma canonica di osservabilità. Cos'è che non vediamo? Ok? Perché questo è un caso, diciamo, semplice per cui si tocca con mano. Allora, io so che ci devono essere delle correnti iniziali tali che la loro evoluzione libera dia un'uscita identicamente nulla. Ok. Che faccio? Trasformo in forma canonica di osservabilità. Ora, chi mi dice che questa è la forma canonica di osservabilità, che è la matrice che mi porta in forma canonica, e andiamo a vedere come l'abbiamo calcolato. Lo facciamo col MATLAB, no? Però adesso è talmente piccolo questo che lo possiamo fare a occhio praticamente. L'immagine di O trasposto, me la sapete calcolare l'immagine trasposto da questa matrice O? Allora, ho trasposto, adesso immagino che su questo non ci siano dubbi, no? È questo. Devo calcolare l'immagine, ossia devo calcolare un qualche un diciamo il dominio, chiedo scusa, il codominio per un qualche valore del dominio. Quello che si può fare banalmente e prendere la prima colonna di O trasposto. Questa è una base per l'immagine. Va bene? A questo punto, se mi serve il nullo di O, beh, io diciamo so che il complemento ortogonale, se ho preso 1, 1, se prendo 1 meno 1, è il complemento ortogonale, cioè moltiplicato 1, 1 per 1 meno 1 mi dà 0, senza aprire il MATLAB, senza scomodare il MATLAB, faccio questa cosa qui, ma se no la faccio fare al MATLAB, non è un problema, e ottengo 1, 1, vabbè, qui ho preso meno 1, 1, ma è la stessa cosa, ok? Quant'è l'inversa? Vabbè, l'inversa a mente non la so fare, me la faccio calcolare al MATLAB, l'inversa è questa, P a meno 1 è questa. E allora che cosa faccio adesso? Beh, adesso applico la trasformazione di similitudine. Perché? Allora, che cosa ho fatto? Beh, ho fatto quello che mi dice il MATLAB, cioè, scusa, quello che mi dice la teoria, ho fatto, quindi la mia x uguale, ho applicato, quindi x uguale pz, giusto? Questa è la trasformazione di similitudine. In questo caso la mia p abbiamo detto che è x con o e xno che hanno dimensione 1 e 1, per cui ho preso la base per x con o e la base per xno. Mi serve p a meno 1 perché voglio ricavare la z, perché in questo momento io voglio proprio sapere chi sono le correnti che non vedo. Quindi calcolo P a meno 1 per x. X in questo caso, quindi questo è uguale, questo è un mezzo 1 meno 1, 1, 1. X abbiamo detto che sono le correnti I con 1 e I con 2, giusto? Ragazzi, perché non mi dite niente? Un attimo, allora lo ricancello e ve lo rifaccio. Allora, P adesso ci siamo, sì. Allora, P è dato dalla base del sottospazio osservabilità, che è questa. La base del sottospazio di non osservabilità, che è questa. E me ne dà il MATLAB, ok? Poi calcolo P a meno 1. Io so che x è uguale a pz, per cui questo significa
che z è uguale a p a meno 1 per x, che quindi è 1/2, 1 meno 1, 1, 1, ma chi è x? I con 1, i con 2. Ok? Ci siamo? Andiamo a applicare. Andiamo a fare questo prodotto matrice per vettore e che cosa otteniamo? Beh, otteniamo esattamente questa z qua. Però a questo punto questa è partizionata in una componente osservabile e in una componente non osservabile. Poiché la dimensione è 1 per tutte e due, la partizione avviene proprio a metà. Allora, cosa significa? Guardate un attimo. La componente osservabile è data da i, vabbè, la sto misurando, cioè, ok, i con 1 più con 2 è proprio i, ok, la matrice è la corrente che passa nell'amperometro. Qual è la componente non osservabile? La differenza tra i con 2 e i con 1. Questo significa che se io parto da una situazione in cui le due correnti nei due rami sono diverse fra di loro, ma la somma è uguale a zero, l'amperometro non si muove. Adesso voglio vedere se vi ricordate qualcosa di geometria. Se io disegno gli assi, qua metto i con 1 e qua metto i con 2. Mi sapete dire dov'è il sottospazio di osservabilità e quello di non osservabilità? La non osservabilità è la retta che passa per punto 1. Passa il punto 1, 1, che vuol dire? Un po' più preciso. Perché 1, Perché la base è una un 1? Però è una direzione, quindi questa qua. direzione. Ok, quindi io che cosa faccio? Se io prendo una direzione, vuol dire che, allora lei sta dicendo, io ho preso x n o. Questo che cos'è? X con o. Ok, e questo è xno. Va bene? No, al contrario, xno, xno, scusa, questo. Hai guardato l'immagine della matrice No, vabbè, le osservabile? stavo guardando da P in realtà. Se io c'ho qui P, questa è la base per il sottospazio di osservabilità, giusto? Ed è 1, 1, quindi questa dovrebbe essere la direzione di quell'osservabilità e questo meno 1, 1 dovrebbe essere. È giusto quindi? O no? Cioè si trova che è questo qua o no? Ah, ok. Ora a questo punto mi dite un valore non osservabile delle correnti, cioè mi dite un valore, proprio prendo I con 1 uguale 2 ampere e I con 2 uguale. Cerchiamo di capire che significa Deve questo. giacere solo di E quindi, valore allora io dico che numerico. prendo I con 1 uguale a 2 ampere. I con 2 vale? I con 1 vale 2 ampere. Sto qua. Quanto vale I con 2? Quindi, no, io ho segnato solo I con 1. Scusa? Due È 2 ampere, però se lei me lo prende che vale 2 ampere, sto in quello di osservabilità. Meno 2 ampere. Allora, che succede se io mi metto in questo punto qua?
Succede una cosa che forse avrei potuto sapere, diciamo, dai libri di elettrotecnica, che le due correnti si vanno a scaricare fra di loro in questo ramo qua e l'amperometro qua non se ne accorge. Ok? È chiaro che questo circuito, questo può essere più una curiosità che non altro, però le implicazioni della non osservabilità sono enormi e sono anche molto gravi in alcune applicazioni. La non osservabilità è una cosa che ci dà molto fastidio quando noi vogliamo conoscere lo stato. Tantissime applicazioni ingegneristiche si possono ricondurre al problema di conoscere lo stato di un sistema dinamico. Ok? Quindi qui abbiamo fatto un po', diciamo, questa radiografia a questo circuito elettrico alla fine. E adesso continuiamo con questo, con un'altra, diciamo, conseguenza della non osservabilità, che è anche abbastanza grande, la vedremo anche in robotica questa. Ho dato il titolo a questa pagina, Il problema delle misure differenziali. Allora, prendete. Questo proprio è il più semplice che si possa immaginare, che però ha ripercussioni, diciamo, anche su oggetti di scala naturale. Prima di leggere questo, se voi partite con la vostra automobile, guardate solamente il tachimetro, quindi la velocità istante per istante, e cercate di tachimetro e orologio e cronometro di capire in che posizione siete. È un tentativo fallimentare, per quanto sia preciso il tachimetro e per quanto sia preciso il cronometro. E perché? Perché è matematicamente mal posto. E vediamolo adesso con la osservabilità. Allora, prendiamo un punto di una certa massa, sottoposto a una certa forza, e ci mettiamo un certo attrito. Ok? Il punto ha una posizione, velocità e accelerazione. Qual è l'equazione differenziale che rappresenta il movimento? Forza uguale massa per accelerazione. Poi ci devo aggiungere la forza non conservativa data dall'attrito. Quindi questo è tutto scalare, se vedete qui è tutto font non grassetto, cioè è tutto quanto monodimensionale. Ok, ora qua c'è un vettore, cioè qui un grassetto, x uguale stato uguale posizione e velocità. Ok, quindi la dinamica è x punto uguale. La derivata della posizione mi dà la velocità, quindi la prima riga, diciamo, è semplicemente il legame fra le due componenti dello stato. La seconda riga, la derivata della velocità mi dà l'accelerazione, quindi vado a esplicitare l'accelerazione da qua e mi dà che non c'è la posizione, quindi qua c'è 0, meno FB su M, perché porto questo a destra e poi divido per M, per la velocità, più e poi ciò. F su M, ok? Quindi questa è la mia dinamica. A questo punto, io questo punto materiale posso, su questo punto materiale, posso decidere di avere o meno dei sensori. In un primo caso, io dico: ok, io prendo un bel sensore di posizione. Qual è la mia C con 1? 1, 0, perché è un sensore di posizione. Qual è la matrice di osservabilità? Faccio i calcoli, è la matrice identica, quindi 1, 0, 0, 1, ok? Dimensione 2x2, ok? Vabbè, ma io posso anche prendere solo un sensore di velocità. La mia matrice delle uscite è 0, 1, la matrice di osservabilità, faccio i calcoli, quindi è C e C per A, 0, 1, 0 e qua c'è un numero, ok? Però io posso anche prenderli tutti e due i sensori, quindi la mia matrice delle uscite è questa, e la matrice di osservabilità, guardate, la dimensione è 4x2 adesso, ed è, vabbè, 0, 1, 1, chiedo scusa, 1, 0, 0, 1, 0, 1 e 0, e qua c'è un numero, ok? Qua c'è un numero, vabbè. Devo rifare i conti per vedere perché qua è positivo e negativo, però l'importante è che c'è un numero diverso da zero adesso. Mi dite il rango di queste tre matrici di osservabilità? No, che cos'è il rango?
Ne hai indovinato uno solo delle tre carte. 2-3. Come 2-3? No, sono tre matrici, vediamo uno per uno. Qual è il rango della prima matrice? Della matrice identica. 2. Qual è il rango della seconda matrice? Tutti e due dite che è il rango della seconda matrice? Ah no, se si divide per esempio Si divide per cosa? il muso M diventa realmente bene. Lei sta facendo il ragionamento sulla dipendenza lineare delle righe. Questo ragionamento ha fatto. Lo poteva fare sulle colonne, aveva subito che c'è una colonna di due elementi nulli. Allora, il rango è, diciamo, il numero delle righe o colonne che sono linearmente indipendenti e c'è una colonna di due elementi nulli, per cui questo qua è zero. E anche la dimensione poi dell'immagine, va bene? Per cui per la seconda il rango è 1, ok. Per la terza, allora è 2, si vede banalmente che qui, no, avete uno che va a pescare la prima riga e uno questo, però è 2, non può essere maggiore al più piccolo fra righe e colonne, quindi ho sentito un 4, un 3. Ok, allora noi abbiamo il rango della matrice osservabilità che è 2 nel primo e nel terzo caso, ma è uno nel secondo caso. Che implicazioni ha questo? Beh, ha delle implicazioni abbastanza serie, perché se io ho un'automobile, se io ho un treno, se io ho un aeroplano, se io ho un robot, la misura di velocità non è sufficiente per ottenere anche la posizione. Questo lo capiremo meglio dopo. Adesso, se rimaniamo nella definizione di osservabilità, quello che noi possiamo dire è che abbiamo delle uscite identiche anche se partiamo da posizioni diverse. Bene? Oppure, diciamo, uscite identicamente nulla corrisponde a evoluzioni libere diverse. Se sono in posizioni diverse, l'evoluzione libera di questo sistema senza ingresso è che stia fermo. Ma allora che la velocità mi misura zero? Ma le due posizioni sono diverse, non ho modo di saperlo che sono diverse. Ok? Lo capiremo meglio quando facciamo l'osservatore dello stato. Quindi qui ci sono un po' di domande perché, che poi diciamo, verranno chiarite quando facciamo la stima dello stato, l'osservatorio Leonberger, il filtro di Gallo. La cosa importante, ed è una specie di slogan che però diciamo, tornerà anche in robotica, l'integrale della velocità non è la posizione. Dal punto di vista ingegneristico, noi non possiamo pensare di integrare misure differenziali. Caso nel sistema meccanico, banalmente, l'integrale della velocità non è una posizione. Ma per l'accelerometro è ancora peggio. Gli accelerometri sono oggetti che possono avere una variazione di prezzo enorme, possono costare pochi euro a prezzi spaventosamente alti. E se voi pensate di usare l'accelerometro per stimare la posizione, quindi integrandolo due volte, ottenete delle cose abbastanza surreali e questo lo vedremo meglio in robotica. Va bene? Ok, quindi questo era un altro esempio. Beh, non sorprendentemente, anche per l'osservabilità c'è il test PBH. Nel caso della osservabilità, allora io vi ho detto la raggiungibilità, l'helping linea del MATLAB vi dice di fare attenzione. In realtà ora ricordo, non c'è il warning nella raggiungibilità, ma c'è nell'osservabilità. Ed è una ingenuità, un baco, perché in realtà matematicamente, cioè numericamente, chiedo scusa, sono la stessa cosa. Per cui il problema, se ce l'ha uno, ce l'ha pure l'altro. Comunque, se chiedete l'help del MATLAB, del comando OBSV, che vedremo che è quello che vi calcola la matrice osservabilità di un sistema dinamico, nell'help c'è questo. Il comando è qui solo per scopi didattici. Non lo dovete usare for serious control design. Va bene? Perché la matrice osservabilità è numericamente singolare per
Most systems with more than a handful of states, per molti sistemi con più di pochi stati, cioè è un modo per dire, guardate, se il vostro sistema è diciamo grande, il grande che significa? Abbiamo visto la raggiungibilità, l'elicottero aveva 11 elementi di stato, 11, voi dite, non è chissà che è un corpo rigido con delle pale e dei flap, non è che chissà che sistema dinamico stiamo vedendo, per cui c'è un test PBH. E beh, guardate, il test PBH, anche in questo caso non facciamo la dimostrazione, però guardate il suo enunciato e poi diciamo la sua implementazione. L'enunciato dice che condizione necessaria e sufficiente per la osservabilità è che il rango di questa matrice sia uguale a n per ogni lambda appartenente ai complessi. Questa matrice è ottenuta mettendo lambda i meno a sopra, n per n, e c sotto, m per n. Qual era quella della raggiungibilità, ve la ricordate? Era lambda i meno a, e poi c'era b a fianco, no, c sotto, b a fianco. Ok? Ci stanno tutta una serie di cose che sono abbastanza, diciamo, imparentate fra di loro. Questa non è implementabile, perché lo dovrei verificare per tutti i lambda appartenenti ai complessi, però si dimostra che questo è equivalente a fare il calcolo quanto n volte per tutti i numeri complessi che sono appartenenti allo spettro, cioè per gli autovalori, sostituendo gli autovalori. La dimostrazione non la facciamo, quindi noi cosa facciamo adesso? Calcoliamo n volte il rango di matrici n più m per n, mentre noi se applicassimo la definizione sulla matrice osservabilità avremmo n per m righe con una funzione di tipo potenza a elevato alla n meno 1, ed è quello che poi numericamente fa o esplodere o portare a zero, per cui c'è una matrice con dei valori numerici che sono molto diversi fra di loro quando ci sono molti stati per costruzione. Per quello lo stesso MATLAB dice, nonostante io abbia a disposizione capacità di calcolo, diciamo, non banale, posso mettere tutte la precisione che ritengo opportuna, lo 0 macchina è 10 a meno 16 in MATLAB, vabbè, dipende dalla macchina, però diciamo tendenzialmente quello è l'ordine di grandezza. Nonostante questo, non lo usare perché numericamente è diciamo instabile o poco preciso. Ok, si dimostra, diciamo, condizione necessaria e sufficiente, vabbè, prima che è necessaria e poi che è sufficiente, sono operazioni algebriche, diciamo, le saltiamo. Ok, un altro esempio, va bene, pure diciamo lo possiamo un po' saltare, ve lo guardate con calma. Ho questa rete di serbatoi e la rete di serbatoi ha qui, diciamo, una portata k con 1, k con 2, k 2, k con 1, quindi si invertono, e voglio capire se io misuro l'acqua solamente qui in y, se posso capire nei quattro serbatoi quanta acqua c'è. Ok, quindi questo è un altro tipico problema. Vabbè, il fatto che ci sia K con 1, K con 2, K2 è una cattiveria, diciamo, dell'esempio, perché dà rango addirittura uguale a 2. Non lo facciamo, ve lo guardate con calma, è una banalità ed è una semplice applicazione. Quindi questo, se io avessi veramente una rete di serbatoi di questo tipo, che sono geograficamente magari molto lontani fra di loro, mi farebbe piacere avere un solo punto in cui misurare l'acqua. In realtà, se sono fatti così, non lo posso fare. E quindi, per esempio, devo cambiare la portata d'acqua di uno di questi, se è artificiale, ovviamente. Ok, quindi questo lo saltiamo. Tempo discreto. Beh, tempo discreto... Abbiamo visto con la raggiungibilità a tempo discreto che i concetti sono veramente molto simili. Sono veramente molto simili, la dimostrazione cambierà, ma la cosa interessante è che il sottospazio di non osservabilità è anche formalmente uguale a quello
del tempo continuo ed è il nullo della stessa matrice di osservabilità. Come si dimostra, questo, diciamo, è abbastanza banale, y in k è uguale a c per x in k, ma allora y in k più 1, vabbè, è c calcolato in xk più 1, ma xk più 1 è uguale ad axk, y in k più 2 è uguale, ripeto il ragionamento, arrivo a c i quadro xk, e guardate, non vi sorprenderà che questo è proprio l'espressione dell'evoluzione libera nell'uscita, no? C per a elevato all'istante di tempo per x nelle condizioni iniziali. Ma allora io che cosa devo avere? Devo avere che tutte queste y deve essere identicamente nulla, va bene? Sto cercando la x tale che tutta questa y sia identicamente nulla. Allora io che faccio? Me la scrivo in forma vettoriale. A questo punto posso portare x a destra e rimango con che cosa? Con una strana matrice che battezzo O con I, che è identica alla matrice che abbiamo trovato con lo sviluppo in serie nel caso del tempo continuo. Quindi è una matrice che ancora non è la matrice di osservabilità, perché I va a più infinito. Ok? Però, per la quarta volta e ultima, uso il teorema di Cayley-Hamilton, perché l'ho usato due volte nella raggiungibilità e adesso due volte nella osservabilità, e io dico, sì, guarda, ma tu stai cercando il nullo di O con I. Ma quando I è maggiore o uguale ad N, quello che fai è aggiungere sempre, in questo caso, righe linearmente dipendenti da quelle di sopra, per cui tu non stai cambiando né l'immagine né il nullo di questa matrice. Per cui, se stai cercando l'insieme di stati che appartengono al nullo, ti puoi fermare per i uguale ad n-1. C'è un'altra cosa che possiamo, un'altra conseguenza che possiamo fare. Allora, nel caso tempo continuo, quello che noi abbiamo detto è stato, guarda, il sottospazio di non osservabilità è decrescente col tempo, quindi il più grande possibile che tu puoi trovare è nell'origine. In realtà, diciamo, è sufficiente quindi che tu faccia un ragionamento nell'intorno dell'origine. Ok? Non è che se tu aspetti 3 minuti alla fine vedi l'uscita che si muove, allora quello stato... No, quello stato era osservabile. No, è sufficiente ragionare nell'intorno dell'origine. Poi può non essere appropriato dal punto di vista numerico, però nel caso del tempo discreto, noi osserviamo che invece per osservare eventualmente un'evoluzione libera nello stato, noi dobbiamo aspettare n passi prima di poter dire che è identicamente nulla o meno, dove n è la dimensione della stato. È molto simile al caso anche della raggiungibilità. La raggiungibilità nel tempo continuo, teoricamente io la posso raggiungere, la posso ottenere in epsilon secondi, ovviamente con implicazioni energetiche, ingegneristiche che sono ovviamente da fare, però dal punto di vista matematico io posso applicare un ingresso e dire tu dopo epsilon secondi sei in quello stato. Nel caso tempo discreto la raggiungibilità, ho detto, io posso raggiungere quello stato al più in n passi. Significa, se lo raggiungo, ti posso garantire che lo raggiungo in al più n passi. Però aspettando di più non è che io posso raggiungerlo. Nel caso dell'osservabilità, il concetto è tempo continuo. Guarda, ti basta un epsilon piccolo a piacere per dimostrare che lo stato sia osservabile o meno, e anche magari per vederlo se tu hai un sensore. Nel caso tempo discreto è sufficiente aspettare n passi, va bene? Quindi c'è questa piccola differenza fra i due domini. Ok,
Facciamo, vediamo un attimo, il grammiano di osservabilità, tanto questo non ce la facciamo a finirlo oggi, quindi comunque l'argomento lo finiamo domani. Facciamo il grammiano di osservabilità e poi interrompiamo. Ok? E non ci crederete, ma uscirà un'altra volta un sistema di equazioni lineari. Allora, grammiano di osservabilità è una matrice che è definita in questo modo. Come è definita? Guardate. Allora, prendo una matrice. Dove sta? Prendo questa sommatoria qui, per i che vada a 0, a un k con f arbitrario, va bene? K con F arbitrario, quindi K con F meno 1, e poi beh, guardiamo prima le matrici 3 e 4, che sono ancora una volta l'espressione dell'evoluzione libera nell'uscita, C per A elevato alla I, e poi le prime due che sono il trasposto di queste matrici. Va bene? A questo punto, questo è il grammiano di osservabilità in K con F. Si può dimostrare, ma non lo facciamo, che il nullo di questa matrice, che è una matrice di numeri, diciamo, non comporta particolari difficoltà a calcolarla, è pari al sottospazio di non osservabilità. Se non annullo, il sistema è completamente osservabile. Allora, guardiamo un attimo una cosa. Allora, io scrivo. Chi avete alle 11 di lezione? Allora, facciamo questo, vi lascio per qualche secondo. Allora, un attimo solo. Ok, allora guardate che cosa stiamo facendo. Vediamo un'applicazione ancora del grammiano di osservabilità. Non vi sorprenderà che lo utilizzeremo per stimare lo stato. Facciamo l'ipotesi che il nostro sistema sia completamente osservabile. Ha uno stato x con 0, quindi diciamo ha ripercussioni sull'uscita, cioè a questo stato non corrisponde un'evoluzione libera di identicamente nulla. E misuriamo l'uscita fra 0 e KF meno 1, va bene? Fra 0 e KF, sì, qua è KF meno 1. Ora, che cosa posso dire? Beh, questa uscita, impilo le uscite una sotto l'altra, come appena fatto nella dimostrazione, e questo è uguale, beh, questa matrice strana che non è quella di osservabilità. Invece di i, qua c'è k con f, ma è la stessa che abbiamo usato nella dimostrazione, per x in 0 che ho portato in evidenza adesso. Ok. Ora, moltiplichiamo a sinistra per la trasposta di quello strano oggetto e io ottengo semplicemente che qui, avendo moltiplicato a sinistra, questa cosa qui è proprio la definizione di Gramiano di osservabilità. Ok? Quindi come posso ottenere a questo punto il mio x con 0 moltiplicando a sinistra per w con 0 a meno 1 primo e secondo membro. E questo mi dà il mio bravo stato. Ok? Ora questo mi dà il mio bravo stato. Scusate, ho sbagliato. Questo mi dà il mio bravo stato, ma allora a questo punto io che cosa ho fatto? Un attimo che sono un attimo di confusione. Che cosa ho fatto? No, ho preso quello sbagliato.
un attimo solo. Ho fatto un'altra volta una stima dello stato in un istante qualsiasi K, aspettando K con F campioni. Quello che ho fatto è stato dire, ok, guarda, se tu misuri l'uscita per K con F campioni, allora tu puoi ricavare lo stato all'istante iniziale. Beh, in realtà io l'equazione precedente, magari la riscrivo un attimo qua, l'equazione precedente era una cosa del tipo y con k, ta, 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 y k più k con f meno 1, che ho fatto? Un attimo. Scusate, k con f meno 1, non me lo scrivo, ecco. Uguale, beh, una certa matrice, fatemi usare una lettera qualsiasi, una certa matrice per x in k. E questo, incredibilmente, è sempre y uguale a x, dove qua adesso sto usando la terminologia di algebra lineare, dei testi di algebra lineare, perché ancora una volta ho un termine noto, ho una matrice dei coefficienti e ho delle incognite. Per cui ritorniamo, come spesso ci succede quando lavoriamo con le matrici, sia in teoria dei sistemi che in robotica, ritorniamo a dei problemi di algebra lineare in cui dobbiamo risolvere un sistema di equazioni. A volte abbiamo più equazioni che incognite, a volte abbiamo più incognite che equazioni. Però dal punto di vista poi dello strumento matematico che c'è sotto, ci capita spesso di trovarlo, in robotica di più. Va bene? Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo trovare x con k. Ora lo chiamiamo gramiano, lo chiamiamo come ci pare a noi. Questo oggetto qua è semplicemente, diciamo, una matrice di termini noti che io conosco, legata al modello dinamico, mentre queste sono le misure, sono le uscite. Ok? Quindi dal punto di vista, diciamo, concettuale, quello che io sto facendo è, questi sono, chiamiamoli termini noti, parametri del modello, e queste sono le misure. Ok? Questo è quello che diciamo otteniamo in questo caso. Non è nient'altro. E quando andiamo a fare un esempio diciamo numerico, è questo, cioè noi abbiamo la matrice A 3x3, C 2x3, sono numeri a caso, ok? La matrice di osservabilità è 6x3 ed è a rango pieno, perché è a rango uguale a 3, e io a questo punto posso, fra virgolette, facilmente stimare lo stato iniziale di una qualsiasi evoluzione andando a misurare le uscite. Guardate, in teoria, io questo ve lo lascio come riflessione, diciamo, come riflessione, in teoria io ho una matrice 3x3, questo quindi posso misurare l'uscita, la matrice dinamica di 3x3, la matrice dell'uscita O è 6x3. In teoria io cosa faccio? Prendo i primi tre istanti dell'evoluzione libera, li metto qua dentro e potrei ricavare x in 0. In realtà lo posso fare dal punto di vista numerico, se mi metto in MATLAB lo posso fare, mi esce effettivamente x in 0. Dal punto di vista ingegneristico non va bene, ho tre campioni di ritardo, non mi piace, è destabilizzante, e dopodiché ci stanno altri aspetti che poi saranno probabilmente più chiari dopo, per i quali io voglio una retroazione, voglio implementare quello che chiamiamo filtro, che chiamiamo controllore, dipende dal contesto, osservatore, per cui la soluzione puramente algebrica di questo tipo non mi piace molto. Ma in realtà io potrei utilizzare solo le prime tre righe di O, perché se io so che
Questo y con 0 sono due numeri, y con 1 due numeri, y con 2 sono due numeri, significa che io ho 6 equazioni in 3 incognite. E quando ho studiato analisi 1 mi è stato detto, ma tu basta così 3 equazioni, 3 incognite, fatto. Ok, in matematica. In ingegneria la ridondanza è un valore aggiunto, per cui in realtà io non uso solo le prime 3 righe, anche se fosse a rango pieno, uso tutto quanto e ci metto anche un bel filtro, cioè una bella dinamica. Queste cose le faremo dalle lezioni, diciamo, dalle lezioni successive alla proprietà strutturali. Probabilmente ci arriviamo la settimana prossima, perché oggi è martedì. Domani finiamo l'osservabilità e iniziamo un po', forse da fine, adesso non ricordo, questo probabilmente è in una lezione che si fa questo, ma me lo devo rivedere. E esercitazione venerdì, e quindi probabilmente noi martedì prossimo cominciamo a parlare delle aspetti, diciamo, implementativi di tutti questi concetti di base che ci siamo pian piano che stiamo pian piano acquisendo. Va bene? Quindi a questo punto io, diciamo, mi fermerei qua, tanto il discorso lo riprendiamo domani. La similitudine è identica al caso tempo continuo, così come era identica per la raggiungibilità, perché non abbiamo usato il concetto di tempo nella similitudine, ma solo matriciale, per cui è la stessa cosa. Quindi, se ci sono domande, anche da remoto, altrimenti